not a game, it's a rage thing. Milan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lolo, i milanisti official. Anche oggi sono in tenuta post conferenza stampa di Pioli. Abbiamo appena finito la diretta sul canale Viola, ragazzi, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Tra l'altro ci tengo a fare tutti i complimenti a voi ragazzi, perché le domande più belle ancora una volta sono state fatte direttamente dalla chat. Domande di calcio, ragazzi, domande di calcio. In questi giorni io sto continuando a mettere il focus su una cosa fondamentale: non fatevi prendere in giro dai giornali, non fatevi distrarre. Il Milan adesso, nei prossimi 12 giorni, affronta delle partite fondamentali per quello che è il nostro percorso per la Champions League. Quindi lasciate perdere tutti i discorsi di calciomercato, lasciate perdere Donnarumma, i rinnovi, Zlatan, lasciate perdere quelle cose lì. In questo video accenneremo qualcosa, mi sono segnato qualcosa da raccontarvi a proposito di calciomercato, come sempre, perché anche se non mi piace parlare di calciomercato, soprattutto in questi momenti, comunque per dovere di cronaca e perché a noi su questo canale comunque parliamo di calcio, parliamo di Milan e quelle cose fanno parte del Milan. Però ragazzi, concludo questo mio cappello iniziale dicendovi questa cosa: lasciate perdere. Ho scritto ieri una cosa sulla pagina dei milanisti che vediamo se riesco a prendervela al volo, perché mi ha fatto... ci ho un po' pensato, ragazzi, a questa cosa, no? Che comunque tantissimi continuate a scrivermi: Lollo di qua, Lollo di là, che cosa ne pensi dei rinnovi? Abbiamo letto che il Milan è interessato a Tizio, abbiamo letto che il Milan è interessato all'altro di qua e di là. Ragazzi, queste cose ho scritto, ragazzi, ma non avete ancora imparato, credete al 2% di quello che leggete sui giornali e diffidate sempre, questa è una regola ragazzi, diffidate sempre da chi scrive le mie fonti. Nessuno ha fonti e le fonti non esistono, se scrivono così è già una presa per il C. Rimanete a quelle che sono le cose ufficiali che escono dai canali ufficiali della AC Milan e non sbagliate mai. Allora, conferenza stampa prima del nostro allenatore, però prima di andare in sigla volevo parlarvi di questa cosa. Milan, quasi tutti a disposizione, Diaz può darsi che giochi a destra. Questa cosa che scrive il Corriere, forse, boh, non mi ricordo chi la scrive, ragazzi, è una cosa che esce dalla conferenza stampa di Pioli. Dopo ovviamente mi sono segnato alcune cose che vi devo dire della conferenza stampa. Nasce da cosa? Nasce dal fatto che viene fatta questa domanda al nostro allenatore, per cui gli si chiede se Oge potrebbe giocare sulla destra al posto che giocare sulla sinistra, dove abbiamo abbondanza di giocatori, e lui praticamente dice di no. Cioè dice: ragazzi, no, Oge è un giocatore che deve giocare sulla sinistra perché quello è il suo ruolo e non lo vedo sulla destra. A conclusione di questo pensiero, il nostro mister dice: però ci sono altri giocatori che potrebbero adattarsi a giocare sulla destra, e fa proprio il nome del nostro Brahimino Diaz e dice questa cosa. Dice che comunque Diaz è un giocatore che si adatterebbe come caratteristiche anche a giocare esterno destro di attacco. I punti di domanda sulla formazione di domani sono più per il terzino e davanti. Dopo andiamo ad analizzare anche quella che è la formazione. Però questa è una cosa che mi sembrava importante da dirvi subito, perché è una cosa che, come vi ho detto prima, è una cosa che avete chiesto voi direttamente sul canale ufficiale Viola della AC Milan. Sapete che sul canale Viola, quando facciamo le conferenze stampa, voi avete la possibilità di porre direttamente le domande al nostro allenatore, e le domande più belle, come vi ho detto prima, le avete fatte voi. Io e Mauro Suma ci siamo semplicemente limitati, insomma, a riportare quelle che sono state le vostre domandine. Bene ragazzi, andiamo in sigla. Vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, ma soprattutto iscrizione al canale. E mancano 20 iscritti per arrivare allo step successivo, mi sembra 14.200 iscritti, quindi, o 14.300, non mi ricordo. Vabbè, comunque ne mancano una ventina di iscritti. Iscrivetevi al canale che facciamo lo step successivo. 1, 2, 3, sigla. Oh, i 12 giorni della verità. Perché vi dico questa cosa, i 12 giorni della verità? Perché vi volevo leggere questa notizia. Per leggerla ovviamente devo mettere gli occhiali, perché il vostro amico Lollo sta diventando vecchino. Allora, come riportato da bla bla bla, le rivali sono in pressing e non si possono più fare calcoli. Per tornare in Champions bisogna solo ed esclusivamente vincere. Il calendario potrebbe sorridere al Milan. I rossoneri sono chiamati a fare bottino pieno nei prossimi 12 giorni, quando affronteranno
Parma, Genoa e Sassuolo. E ci saranno, attenzione, degli scontri diretti per le rivali di Champions League, perché si vedranno le rivali dirette avranno degli scontri tra di loro, quindi perché ci sarà Atalanta, Juve e Napoli, Inter e Napoli, Lazio. Quindi per noi fare questi punti nelle prossime tre partite, andare a bottino pieno e fare 9 punti, vorrebbe comunque nei prossimi 12 giorni fare 9 punti, vorrebbe dire, visto gli scontri diretti che ci sono di tutte le altre squadre, vorrebbe dire fare, non dico un passo avanti definitivo per la Champions League, però diciamo avere una bella chance di giocarcela, insomma, per stare lì davanti fino alla fine del campionato. Altra notizia che mi avete tartassato con questa notizia, la leggo per dovere di cronaca anche questa. Ibra, set cinema in Francia. Praticamente ve la faccio corta. Ibra sia stato invitato a far parte di un film che è Asterix e Obelix. Le riprese inizialmente erano programmate in Cina, ma poi ovviamente per una questione di pandemia, insomma, quello che è successo, si è fermato tutto. Il film verrà girato in Francia. Ibra segue le orme di altri ex giocatori, ma mentre gli altri facevano piccole citazioni di se stessi, lo svedese sarà in un ruolo molto impegnativo, che è quello di Antivirus, che è un personaggio già apparso in un altro film, interpretato però da un attore francese. Ve la faccio breve, ragazzi. Vi faccio lo stesso discorso che io feci all'epoca per l'apparizione di Zlatan a Sanremo. Io preferisco che i giocatori... Ma è una mia idea, ragazzi, è semplicemente una mia idea. Io preferisco che i giocatori pensino al calcio. Preferisco che i giocatori si concentrino sul Milan, sulle formazioni, sulla disponibilità, sugli allenamenti. Questo non vuol dire, che Ibra è andato a Sanremo e non si è concentrato sul calcio. Però, non lo so. Io sono un nostalgico, no? Sono un nostalgico e spero sempre che i giocatori pensino solo ed esclusivamente al calcio. Abbiamo da leggere le parole rilasciate da Leonardo, che dice, parla di Donnarumma, del rinnovo di Donnarumma. Oggi, dice Leonardo, concentriamoci però sulla competizione. Ora dovremo vedere le cose e arriveremo in una situazione più concreta. Con loro fa molto, ma ora dobbiamo concentrarci, insomma, sulla partita con quella di Champions. Poi gli chiedono di Donnarumma e lui dice: non capisco perché continuate a chiedermi tutti di Donnarumma. Noi abbiamo Keylor Navas, che è un buonissimo portiere. Parliamo della vittoria di Champions, non continuate a farmi domande di mercato. Vedete un po' quello che vi dicevo l'altro giorno, cioè il rinnovo di Gigio. Allora, apro e chiudo semplicemente questo discorso. Secondo me alla fine Gigio rinnoverà con noi, ma non perché ci sia un amore incondizionato, no, semplicemente perché secondo me poi le offerte che si paventano, no? Che si paventano in giro, secondo me hanno poca veridicità. Quindi alla fine il giocatore, che poi è quella che fa sempre la differenza, ragazzi, la differenza la fa solo ed esclusivamente sempre la scelta del giocatore. L'avete visto con il rinnovo fatto quando c'era Mirabrutti e Yogurt Lee e Falsone. Se il giocatore decide che vuole rimanere al Milan, volente o nolente, alla fine il giocatore rimane. La mia idea è quella che alla fine Donnarumma vuole rimanere con noi e vuole rinnovare con noi. Prima vi stavo dicendo, nella conferenza stampa il mister ci ha dato delle notizie molto molto interessanti. La prima riguarda Calabria, gli fa i complimenti, insomma, per quello che è il suo percorso fino ad oggi. Un anno fa era quasi ai bordi del Milan e invece adesso è diventato un giocatore fondamentale che ci sta mancando parecchio. Tutto merito, lui dice, tutto merito del suo impegno, quindi ci uniamo ai complimenti fatti a Davide. Può tornare a lavorare con la squadra già da settimana prossima, quindi abbiamo anche una data a livello tempistico di quando lui potrà essere a disposizione. Gli viene fatta anche una domanda su Mario Mandzukic, c'è il nostro allenatore, dice: Mario è un grande uomo, non è ancora al meglio a livello mentale e di forza per stare dietro la partita, ci sta lavorando, ma sicuramente ci darà grosse soddisfazioni, ce l'auguriamo. Ci è mancato un po' lui, ragazzi, ci è mancato un po' quel sostituto di Ibra che potesse entrare in campo davvero numero 9 e potesse fare veramente la differenza. Veniamo però, ragazzi, a quella che è la partita, insomma, che giocheremo domani. La partita si giocherà domani alle ore 18, sabato 10 aprile, e il Milan giocherà come sempre, sapete, con il modulo 4-2-3-1. In porta giocheremo con Gigio Donnarumma, a destra non dovrebbe giocare Kalulu, questa è la Gazzetta dello Sport, non dovrebbe giocare Kalulu ma dovrebbe giocare Dalot, centrali di difesa Kier e Tomori, esterno di difesa
ovviamente mio zio Matteo Hernandez. Davanti alla difesa tornano i nostri titolari, quindi Bennacer e Kessié, come nell'ultima partita contro la Samp. Davanti dovremmo giocare con la gazzetta da Salihamidžić, esterno alto a destra, quindi non mette Diaz. Çalhanoğlu dietro a Ibrahimovic, esterno di sinistra dovrebbe giocare Rebic. Concludo questo video dicendovi una cosa. Prima Mauro Suma mi ha chiesto, la chat ha chiesto una cosa e poi Mauro ha chiesto a me questa cosa. Secondo me chi potesse essere il giocatore che da qua a fine campionato può fare la differenza? Io ho puntato su Rebic. Fatemi sapere qua sotto secondo voi chi è il giocatore che può fare veramente la differenza. Io ho puntato su Rebic. Un Rebic in forma, un Rebic che ha voglia di fare, come sta dimostrando, un Rebic concentrato, vale anche per Leao, vale anche per Çalhanoğlu e vale per tutti gli altri. Però sono giocatori che possono fare assolutamente la differenza. Fatemi sapere qua sotto su chi puntate per questo finale di campionato. Ragazzi, volo via perché ho da fare un botto di cose in questo pomeriggio. Adesso finisco questo video, lo edito, lo carico, ve lo metto online e ci vediamo. Basta, gli appuntamenti sul canale Viola della AC Milan questa settimana sono finiti. Noi ci vediamo domani per il video post partita. Non farò il video ovviamente domani pomeriggio perché giocando poi alle 18 non avreste il tempo poi per guardarlo, quindi ci vediamo domani per il video post partita di Parma Milan. Dite incrociate, speriamo di accogliervi con un bel sorriso sulle labbra. Un saluto a tutti, forza Milan, ma soprattutto vada via il Kill Inter. Ciao.